8.000 persone in pellegrinaggio a piedi da Sinnai alla Basilica di Bonaria a Cagliari. Stanotte si è svolta la tradizionale manifestazione di fede in onore delle celebrazioni per il mese mariano e ad accogliere i fedeli il nuovo arcivescovo di Cagliari, Monsignor Arrigo Miglio. 8.000 fedeli a piedi nella notte per sciogliere un voto nel segno di una tradizione antica. Il 26esimo pellegrinaggio da Sinnai a Bonaria è iniziato poco prima delle 2 del mattino, dopo la messa celebrata di fronte a 3.500 fedeli nella piazza Sant'Isidoro. La processione ha poi raggiunto Settimo San Pietro alle 4.30 a Selargius per una breve sosta nella sede dei Salesiani. Quindi l'arrivo sul Colle della Vergine alle 8, dove i pellegrini sono stati ricevuti dal nuovo arcivescovo. Monsignor Arrigo Miglio ha accolto i viandanti della preghiera con riflessioni sul valore del pellegrinaggio, segno di fede e di speranza. Le solenni celebrazioni in onore di Nostra Signora di Bonaria proseguono per tutto il giorno con la consacrazione dei fanciulli e l'omaggio floreale alla Madonna. Nel santuario della patrona della Sardegna, solo ieri, l'arcivescovo di Cagliari aveva fatto il suo ingresso ufficiale nella diocesi. Accolto da una folla di fedeli, religiose e autorità, è tornato nell'isola a 13 anni dal suo settennato ad Iglesias. Carità sociale, educazione alla politica come missione, speranza e fede per uscire dalla crisi economica fra i punti toccati nella sua prima omelia. Al saluto della città, Monsignor Arrigo Miglio ha risposto con la volontà di dialogo, collaborazione per il bene comune.